Buonasera da Peppe Sacco a tutti i telespettatori di Telegolfo. Ho qui a fianco a me, sulla mia destra, Maria Grazia Orsani, ex marciatrice, campionessa, pluricampionessa di tanti titoli e medaglie, coppe e affini. Ci troviamo a Caivano per il terzo trofeo Mondial Service. Le tue impressioni? Sì, infatti c'erano molte stelle l'anno scorso, quest'anno si sono riconfermate, anzi, dirò di più, ce ne sono ancora altre. La società comunque, la Caivano Runners, ha con sé altri nuovi atleti, tra cui anche un marciatore, Vincenzo Maiula, in crescita e ha tantissimi progetti. E questo fa molto piacere che ecco nella nostra, finalmente, provincia di Napoli c'è tanta passione e professionalità. E, l'anno prossimo anche con i bambini, con il Caivano Junior, sta crescendo a vista d'occhio, ottimo, sono veramente felice di tutto questo, sono contenta, soddisfatta che questo mi succede intorno e non perché vediamo sempre le cose molto lontane da noi. Un pronostico tuo ovviamente di un probabile vincitore di questa sera? No, non faccio pronostici, sono superstiziosa. Vinca il migliore. Buonasera a Stefano La Rosa, GS Carabinieri Bologna, giusto? Sì, buonasera a voi, è un onore per me essere tornato per il secondo anno consecutivo qui a Caivano, è uno spettacolo, ringrazio l'organizzatore che mi ha invitato anche quest'anno e vedo che c'è un grande movimento e la gara è in grande crescita e questo è una veramente soddisfazione sia per la società e sia per me che sono stato invitato qui. Il pronostico tuo di questa serata, la domanda la faccio in questo modo: ti riconfermerai nuovamente campione anche per il terzo trofeo Mondial Service? Ma la speranza è quella di rivincere anche stasera, ci proveremo, faremo una bella gara e daremo uno spettacolo, questo sicuramente. E noi di Telegolf e tutto il pubblico di Caivano ti facciamo un grosso in bocca al lupo, grazie Stefano. Crepi e grazie a voi e buon divertimento a tutti. Buonasera Marco Salami, atleta del GS, ovviamente gruppo sportivo Esercito Italiano, per la seconda volta qui a Caivano per tastare nuovamente il percorso. Ci sarà un personale? Secondo me il clima lo può permettere, l'anno scorso c'era molto caldo, quest'anno vedo che c'è un clima un attimino più fresco, secondo me si potrebbe correre abbastanza forte, sì, con Stefano La Rosa e il vostro burundiano della Caivano Runners, secondo me oggi sarà tosta. Quindi ci sarà la posizione per il podio? Speriamo, sono qua per quello. E noi di Telegolfo ti facciamo il nostro in bocca al lupo e ovviamente il pubblico di Caivano. Grazie mille, grazie dell'invito, un saluto a tutti i podisti e in bocca al lupo per oggi. Ciao. Buonasera a Dario Santoro qui nella sua Caivano, lui che veste i colori gialli e blu della Caivano Runners del presidente Luigi Celino, portacolori della Caivano Runners. Quale sarà stasera il tuo obiettivo? Sicuramente questa sera è la terza volta che faccio questa gara e
sicuramente questa sera rispetto agli altri anni sono nei panni un buco da padrone in casa, e cercherò di non deludere le aspettative di tutti e di fare un buon risultato per me e per la mia società. E noi ovviamente ti ringraziamo e ovviamente ti facciamo un grosso in bocca al lupo, noi di Telegolf e tutto il pubblico e i sostenitori di Caivano. Ciao, grazie. Ciao. Allora, siamo qui alla mia destra, Silvia La Barbera, CS Carabinieri, però stasera come società civile veste i colori della Caivano Runners. Secondo anno che ovviamente in questo percorso, in questo 10.000, ben misurato e omologato. Un tuo pronostico della serata e spiegaci un pochettino della tua gara. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, sono felicissima di essere qui e di far parte di questa bellissima famiglia che mi hanno accolta a braccia aperte. Sì, oggi è la mia seconda edizione, spero di fare bene, sto sicuramente molto meglio di l'anno scorso, per cui spero veramente di giocarmi il primo piazzamento. Un tuo pronostico? Allora, a livello maschile penso Stefano La Rosa, a livello femminile non lo so, non lo voglio dire. Me lo dici nell'orecchio? Sì, spero io. In bocca al lupo. Grazie. Buonasera Pasquale Unmarino, pettorale numero uno, però ovviamente senza indossarlo, ed è giusto, però era giusto darti questo pettorale numero uno per quello che fai per la tua Caivano Runners con Luigi Celiente e il resto. Però la domanda è unica, a freddo così, prima che inizia la gara, una tua impressione. Allora, bellissima gara, il terzo trofeo mondiale, il numero uno, lo diamo a lei, è lei il numero uno, la campionessa femminile che è Silvia, è, al di là di essere bellissima, però è una bellissima donna, però non si sa fare bellissimi tempi. Allora, il numero uno, sì, mi hanno dedicato il numero uno a me, però oggi sono in qualità di sponsor, ma più che altro la Caivano Runners per me è una famiglia. Io non la vedo come uno sponsor, ma bensì la vedo come una famiglia, perché lo sport è questo, è aggregazione, stare insieme, è questo, è quello che vediamo intorno a noi, questo è lo sport. Noi, questo è questo è quello che il messaggio che voglio lanciare e il messaggio che mando a tutti quanti, e ringrazio tutti quanti, i numerosi che stanno qua oggi presenti, e ringrazio voi e divertiamoci, è un in bocca al lupo a tutti quanti. Una sola domanda, poi la risposta me la dici nell'orecchio, giusto? Chi vince stasera? È bello. Oggi siamo a Caivano per correre praticamente per il nipote di un amico che non c'è più. Pasquale, 9 anni, è venuto a mancare 15 giorni fa. E la Run for Love, che corre per amore e ciò che vince lo dona, ha deciso che oggi, laddove vincesse un premio di società, sarà donato all'ospedale dove Pasquale era in cura per aggiustare le giostrine per tutti i bambini, affinché tutti i bambini possano sorridere e vivere una vita o quel momento particolare della loro vita con serenità e con allegria. Grazie a Caivano che ci ha permesso di essere qua oggi, grazie a tutti.
Marco Gascone, è un piacere rivederti qui stasera a Caivano. Ovviamente io da te voglio sentire la parte tecnica. Gli atleti, ovviamente i top che stanno in gara e ovviamente un tuo pronostico. Mi metti in imbarazzo, è un furbacchione, vediamo quello che si può fare. Vabbè, diciamo per prima i protagonisti del team Caivano Runners che saranno in gara. Campo maschile Dario Santoro, già campione italiano di maratona, con Silvia La Barbera e Malika Ben Lafkir, i pupilli in assoluto del team Caivano Runners, senza dimenticare Peppe Soprano. Per quanto riguarda la gara in assoluto, i due candidati per eccellenza sono Stefano La Rosa e Marco Salami. Lo scorso anno c'è stata un'emozione fino all'ultimissimo metro, praticamente sono arrivati in 30 e 28 assieme, è stata questione di centesimi per la vittoria finale. Quest'anno sarà lo stesso, molto facilmente, anche se c'è il ragazzo Array, ragazzo burundiano del team di Luigi Sceliento, che darà battaglia. Ci divertiremo, senza dimenticare la marocchina Jeanne Attanane nella gara femminile. Presidente della Caivano Runners, ma ideatore e organizzatore di questo grande evento, che è bello, ha qualità della famiglia Marino e tutti gli aggettivi che si possono mettere. Lo so che ti stai coincidato e quindi, però la domanda è unica: il tuo pronostico da questo momento alla fine della manifestazione? Ma pronostico di riuscita della manifestazione o pronostico del vincitore della gara? Tutte e due. Vabbè, dire il vincitore è poco difficile, perché c'è una bella lotta avanti, c'è Salami, ci sta La Rosa, ci sta. Un attimo. È difficile come organizzazione, e sfido chiunque a mettere insieme tanti atleti top, sia al maschile che al femminile, e questa è bravura prettamente dell'organizzazione. Continua, scusi, ti ho tolto la parola. No, è giusto quello che dici, ma come ti stavo dicendo, è difficile pronosticare la vittoria, perché ci sono atleti veramente di calibro internazionale. È difficile mettere insieme tanti atleti. Noi già dal primo anno abbiamo cercato sempre di mettere un poco di qualità e poi mettere anche la quantità, per dare a tutti la possibilità di partecipare alla gara, perché l'atletica è di tutti, non è solo dei top, ma l'atletica è anche di chi vuole stare bene, per chi vuole, per benessere, per vagarsi, per tutto. L'atletica è uno sport da fare, quindi che dire. Noi, con l'aiuto del nostro sponsor Mondial Service, famiglia Pasquale Umarino, ci dà l'opportunità di creare un buon evento. Noi, con la nostra esperienza, cerchiamo di mettercela tutta. Poi, su tutto, come tutte le cose, si possono commettere errori, si può sbagliare, ma se sbagliamo qualcosa chiediamo scusa, ma cerchiamo di mettercela tutta per non sbagliare.
Poi, come voi ben sapete, noi gli anni scorsi organizzavamo insieme alla gara degli adulti e anche la gara dei bambini. Quest'anno abbiamo deciso di spostarla di una settimana perché vogliamo dare più tempo ai bambini, perché gli altri anni per organizzare la gara dei grandi davamo poco tempo ai bambini, ma i bambini non meritano poco tempo perché è il nostro futuro. Noi siamo una società che lavora tanto sui giovani perché cerchiamo un futuro, cerchiamo un piccolo campioncino in domani. La cosa bella di quest'anno è che oltre alle società sportive partecipano anche le scuole, visto che nelle scuole è così difficile fare i campionati della gioventù che facevamo una volta, dove là uscivano fuori gli atleti. Quindi abbiamo pensato noi di cercare di tirare qualcosa dalle scuole, ma la cosa bella è che i presidi delle scuole tutti hanno contribuito e partecipano a questa nostra manifestazione. Un'altra nostra soddisfazione oggi è avere 230 atlete donne alla partenza, non si vedono tutte le domeniche, quindi questo è un ottimo risultato. Per ultimo, ma forse lo dovevo dire per prima, che oggi ci sono 1000 atleti FITAL 500 EPS, ma niente contro ai FITAL, niente contro agli EPS, però per dimostrare che le gare sono di tutti, non è la gara solo della FITAL, non è la gara solo dell'EPS, ma la gara è di tutti e di chi vuole partecipare. E con questo io mi complimento personalmente per quello che hai detto. Grazie Luigi, e in bocca al lupo per ogni cosa e ogni tuo progetto. Ciao Peppe, gara organizzata alla perfezione dalla Cavano Runners, complimentissimi agli organizzatori. A livello personale, che dire, 33 minuti e 40 per me è un buon risultato,
un po' in miglioramento, non me l'aspettavo, dire il vero, anche perché siamo stati un pochettino fortunati per la temperatura. Però davvero complimenti agli organizzatori, all'anno prossimo, ciao. È la gara delle stelle, effettivamente, con tanti atleti di calibro internazionale, una grande gara con 1500 persone, non è da tutti, specie il sabato sera. Complimenti alla Cavano Runners, a Pasquale Umarini della Mundial Service. Abbiamo vissuto una bella giornata di sport qua a Caivano, che se lo merita, con i tanti problemi che c'ha questo paese. Guardiamo in positivo, con la speranza che si aggiusti un po' tutto.